Ecco, bene, buongiorno, ben arrivati, ben trovati. Oggi facciamo questo capitolo di una lunga serie dedicata alla storia parlamentare, fatta in collaborazione tra la Scuola Normale ed il Sant'Anna. Questo capitolo di oggi è dedicato alla decretazione di urgenza nella crisi dello Stato liberale 1918-1925 e sono particolarmente grato al professor Cassese che ha presentato all'interno della problematica generale che volevamo affrontare la necessità di studiare questo problema in quanto problema che ci aiuta a capire anche la situazione odierna. Mi pare che ci troviamo qui appunto di fronte ad una delle funzioni fondamentali dello studio del passato, della ricerca storica, appunto indagare scientificamente, quindi il più possibile oggettivamente, quello che è successo per avere strumenti di intelligenza del presente. Credo che questo sia un caso tipico, sono dunque molto curioso di ascoltare gli interventi. Ringrazio in particolare, oltre appunto al professor Cassese che ha in qualche modo costruito questo seminario, tutti coloro che sono intervenuti, che hanno gentilmente accettato di poter ragionare con noi su questa questione, il professor Nicola Lupo della Luis Guido Carli di Roma, la professoressa Irene Stolzi dell'Università di Firenze, il dottor Fabrizio Rossi del Senato della Repubblica, che mantiene questa tradizione di confrontare studiosi con operatori effettivi all'interno delle istituzioni politiche. Allora, grazie a tutti, direi che possiamo cominciare.